Circuito La Scintilla. Go-kart, minimoto, cross, scooter, pin bike, modellismo. Tre piste eccezionali per prove, gare e tanto divertimento. Noleggia i nostri kart e sfida i tuoi amici in una gara mozzafiato. Circuito La Scintilla. Punto accoglienza, ristoro, bar, area camper. Via del Monumento Contigliano, uscita superstrada Rieti Terme. Circuito La Scintilla. Scatenate l'inferno! Grazie. Dalle retrovie. Dici Peggy, perché io da qui non ci vedo, quindi non avendo la scaletta a portata di mano, purtroppo anche io devo sapere. Errore perché mio. Perché io ce l'ho? Non litigate, ragazzi, non litigate. Il prossimo è un brano del 1958. 58. Ci piace stare un po' vicino agli anni 60, un po' vicino agli anni 70. E quindi è un brano che parla di Cupido. Un parla di Cupido, ma è un brano che sì, è quello che fa così, è proprio quello. Però questo Cupido ogni tanto non è che ci azzecca, cioè tipo a me mi ha detto a proprio te, male, proprio mamma mia, una freccia avvelenata. Beh, non sapremo mai chi è. Vai. Stupido Cupido. Stupid Cupid, you're with me, guy. Hey.
Bene, ci siamo davvero, una serata meravigliosa qui al Circuito della Scintilla con Lalla Hoop, che lei è una delle organizzatrici, se non l'organizzatrice principe della manifestazione, giusto? Allora, in questo caso no, assolutamente non mi permetterei, nel senso che i Twin Translators hanno organizzato questa due giorni e hanno convocato sia me e mio marito DJ Arpad come collaboratori per poter ampliare questo moto show anche all'ambito della musica rock and roll e rockabilly, quindi con degli artisti che abbiamo portato sul palco e che già ora si stanno esibendo. E allora come funzioneranno queste due giornate partendo da questa sera? Allora, siamo già partiti da oggi pomeriggio con tutti i mercatini che sono venuti a trovarci, hanno tanti mercati artigianali, tante riproduzioni, tanti capi vintage che hanno portato un po' da tutto il circondario, quindi non solo dalla provincia di Rieti, qualcuno arriva anche da Roma. E oltre quello, quest'oggi abbiamo le acconciature retro a cura di Appuntamenti di Stile, a disposizione gratuita per tutte le signore e signorine che vogliono. Di che anni? Anni 50-60. In tema, perfettamente, sì, in sì, tema. Sì, abbiamo Appuntamenti di Stile da Roma insieme a Monia Schietroma. Poi è già partito DJ Arpad oggi pomeriggio dalle ore 18 con delle selezioni sempre legate a quell'ambito, quindi alla musica rockabilly. Ha messo anche del surf, ha messo insomma anche cose anni 60 e nulla. Da poco è iniziato il concerto di Peggy Sue and the Dynamites e si stanno esibendo sempre con musica di quell'epoca. Tra poco partirà il Burlesque Show invece di Rita Lynch, che ci riporterà ancora più indietro, perché poi lei si esibisce su delle musiche incredibili, si rifà molto agli anni 20 e agli anni 30. E successivamente a questo invece poi chiuderemo con un'altra tipologia di musica, perché ci verranno a trovare gli Scaperol a ritmo di ska, quindi per continuare poi la notte, insomma, a divertirci in questa location fantastica che è appunto il circuito di La Scintilla che ci sta ospitando. Questo è sabato 9, invece domenica 10? Sì, domani cosa accadrà? Oggi abbiamo avuto le prove, leggo, della Federazione. Certamente, così non sbagliamo nulla. E infatti della FMI, che è la Federazione Motociclistica Italiana, che oggi pomeriggio ha avuto le prove e invece domani avrà la gara ufficiale italiana intorno alle ore 15. Quindi attendiamo insomma tutti coloro appassionati di questo genere a partecipare. Insieme a loro ci sarà il DJ Peck, che li sosterrà insomma con le sue sonorità. Bene, ora che dire, buona festa! Buona festa a tutti e grazie, ciao! Siamo in un angolo davvero particolare, qui Appuntamenti di Stile, giusto? Sì, giustissimo, ciao! Allora, che cosa fate? Adesso stiamo facendo un'acconciatura per una bambina che è appassionata degli anni 50. Perché? Come ti chiami? Viola! Ti piacciono gli anni 50? Sì! Sarai meravigliosa! Allora, in che cosa si tratta questa acconciatura? Qual è diciamo quello che ci riporta alla mente? Allora, l'acconciatura sugli anni 40-50 è basata sui Victory Rolls. I Victory Rolls si chiamano così perché quando finì la guerra in America le donne si acconciarono con tutti questi rotolini che si chiamano Victory Rolls e l'hanno chiamati Victory appunto per la vittoria. Per la vittoria. Lei viene? Da Roma. Quindi diciamo fa di queste cose insomma in tutta Italia? Sì, sì, se capita sì. E sono venute delle persone qui perché vedo una bambina, qualche adulto è arrivato? Sì, sì, è da oggi pomeriggio che acconcio le signore, le ragazze. Anni 50 e 60 mi diceva, giusto? 40 e 50. 40 e 50, sì, quindi... perché 60 andiamo ancora in un altro tipo di acconciature. E che cosa preferiscono, gli anni 40 o i 50? Metà e metà. A lei personalmente quale le piace di più? A me i 40. Che cosa c'è di diverso? Ma poco, però è un tocco di stile leggermente diverso. Lo stile è sempre più o meno lo stesso, però gli anni 50 sono un pochino più aggressivi e gli anni 40 sono un po' più eleganti. E allora che dire, complimenti. Grazie. E poi facciamo i complimenti alla bambina, perché torneremo a vedere quando sarà finita questa acconciatura, va bene? Ciao. Ciao.
Effettivamente è uno show che preferisce un pubblico femminile, perché quest'arte della seduzione poi non solo si fa sui palchi, è un po' quello che accade effettivamente dentro casa. Quindi è sì, abbiamo una sorta di strip, possiamo chiamarlo così, ma fatto sempre con il sorriso, con l'ironia. Questo che, cosa vuol dire? Che la nostra performer che sta per salire su questo palco vi porterà ad ammaliarvi, a sedurvi, ma anche a farvi divertire. Lei ora ci porterà indietro in un'America, nell'Old America, nel periodo d'oro dell'America. E lei è una performer non solo perché è un'attrice, è una ballerina, è una cantante, è appena rientrata da una tournée nell'America e nel Giappone, quindi stiamo parlando di un nome molto importante. Vedo che vi state avvicinando. Vi ricordo quali sono le regole del burlesque per quanto riguarda il pubblico: dovete acclamare la performer che si sta esibendo, quindi durante il suo numero dovete applaudire. E potete anche fare delle urla, ma sempre contenute, perché sta per salire qui sul palco una signora importante, e il suo nome, e voglio sentire un grande applauso, è Miss Rita Lynch. Ricordo e nulla più. Eh già.
che me frega da me, sto tanto bene a Torvaglian. Ma brava, luccicosissima! Qualcuno ha chiesto dove vai? Torna, tornerà, non preoccupatevi. Dateci il tempo, anzi datele il tempo di cambiarsi d'abito, visto che l'ha perso e ora dovrò recuperare tutto quanto. Vi ha fatto vedere qualcosa. Questo è il burlesque, vedo non vedo, l'arte della seduzione. Ancora un grande applauso per Miss Rita Lynch. Più tardi la ritroveremo. Bene, il primo stand che visitiamo è quello di Nadia Creazioni, diciamoci così. Ecco, che cosa fai, Nadia? Allora, io produco, diciamo, con le mie manine borse in fettuccia e, diciamo, in cordino. Uso qualsiasi tipo di fettuccia, che è in tulle, può essere in cotone, in licra. E amo fare molte cose, diciamo, un po' particolari, frufru, diciamo, proprio in tema della serata che è anni 50 burlesque, qui, diciamo, nel circuito di questa, della Scintilla di Contigliano. Vedo l'acconciatura è anni 50. Sì, sì, proprio sono rimasta in tema e ho cercato di usare, per rimanere in tema, anche colori rosso, nero e il blu, che è degli anni 50 del burlesque. Come è una esposizione che presenti in tutta la provincia di Rieti e non solo, penso. No, infatti, diciamo, ecco, come ci sono dei mercatini, provo, insomma, a fare e a dar, diciamo, dare una mano, ecco, tante volte ai mercatini, come per ampiezza pure di stand, e quindi mi infiltro e cerco, insomma, di dimostrare quello che uno sa fare. Poi quest'anno, oltre alle borse, per esempio, ho visto su a Milano a Lobby Show anche la lavorazione di linguette, e quindi mi sono proposta anche con queste cose di linguette. Sono curioso, gli affari come vanno? Beh, diciamo, io stasera non c'è male, ho venduto una borsa, linguette, anche già ho dato via borsa e una cinta che ho fatto. E allora auguri. Grazie mille, grazie a voi. Ancora un gazebo, ancora una bella esposizione, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa presentate? Allora, presentiamo cucito creativo, quindi dei fuori porta, dei cerchietti creati, pezzi unici, sempre cuciti a mano, dei fermaporta, sempre con la tecnica del cucito creativo. Poi abbiamo ideato delle piccole serre con delle piantine grasse, quindi il riciclo, diciamo, prodotti ecosostenibili. E poi facciamo le bambole Tilda, che questo è un prodotto tipico che faccio io perché mi piacciono molto. Siete di Rieti? Io abito a Rieti, ma sono di Napoli. Il laboratorio dove lo ha? Rieti? Ce l'ho a Rieti, sì, a via Ludovico Canale. Da quanto è che fa questo lavoro? Ma adesso sono un paio di anni. E quindi si presenta in tutti i mercatini della provincia? Sì, della Sabina, tutti. Cottanello, Cantalupo, Rieti, tutti. Questa sera è andata bene? Sì, non è male, la location è perfetta, molto carina, simpatica, la musica, bello, bello. Grazie e auguri. Grazie a voi, grazie per gli auguri. Altro stand è bellissimo, la signora non è di Rieti però. No, sono di Poggio Bussone. Perfetto. Di Lucio Battisti. Ci tiene a dirlo. Sì. Che cosa presentate? Allora, noi presentiamo delle saponette decorate con pizzo e fiori, angeli fatti di ceramica e gesso, e poi tutto l'altro. Un'esposizione di stoffe antichi. Siamo tornati ai vecchi tempi. Tanto per rimanere in tema della serata, anni 40 e 50. Certo, sì. Diciamo quello lì. Auguri, complimenti. Grazie, grazie. Bene, ci avviciniamo ancora, sempre noi siamo. Volevamo vedere com'era finita la prima acconciatura. Benissimo, adesso dove è andata? Eccola qui. Vieni qui. Allora, come è andata? Vedere. Eccola qui, guarda la telecamera. Una perfetta pin-up, guarda la telecamera. La telecamera, vedi? Oh, perfetto. E invece adesso?
E adesso andiamo avanti con le ragazze, le signore, ci sono altre bimbe e ognuna di loro sceglierà l'anno che più gli piace. Oppure alcune lasciano fare a me, si fidano. Lei si sta fidando, dice. Ma lei si sta fidando? Mi fido, devo dire che mi fido. Sì. Anni 40 o 50? Anni 50. 50, si fida di quello che si fido, sì sì sì. Che cosa preferirebbe? Ma io mi affido e basta, anche perché non me ne intendo molto di acconciature, però devo dire che mi affascino. Torneremo a opera finita e vedremo che cosa è successo. Perfetto. Ciao. Ciao. Come mai qui? Primo perché voglio vedere gli Scaberol, poi perché siamo vicinissimi, visto che non sono tornato a Marcetelli, vengo a Cotigliano. Siete gemellati? No. Oh, invece vediamo il 17 luglio con Monte Flavio. Ecco, questo ci intriga, ecco, lo volevamo sapere, perché voi con Monte Flavio avete una certa attinenza. Sì, perché vabbè, Monte Flavio è nato con i Marcitelleni, quindi sono quelli di Marcetelli partiti per Monte Flavio perché gli avevano dato delle terre per lavorare lì. Parecchi di loro si sono trasferiti a Monte Flavio e hanno creato questa hanno creato Monte Flavio. Comunque il serpentone di Marcetelli non si discute. Fantastico. È sempre fantastico. Ci rivedremo sicuramente a Marcetelli. Grazie. Ma è il cantante che tra qualche momento penso si esibirà su quel palco, o sbaglio? Sì, sì. Sì, suoneremo tra poco dopo il gruppo che sta appena suonando. Bel gruppo tra l'altro. Il vostro gruppo quanti elementi ha composto? Il nostro gruppo conta 8 elementi: tastiera, sax, tromba, chitarra, voci, percussioni, batteria. E questa sera che cosa ci regalerete? Stasera faremo un misto di pezzi inediti composti da noi e un mix di cover italiane sempre rivisitate da noi. E allora saremo lì sotto a fare il tifo per voi. Sì, assolutamente. Ciao. Ciao. My baby whispers in my head. Baby, I keep them to myself. Sweet nothing.
Mauro, allora innanzitutto complimenti, meravigliosa questa festa. Grazie, grazie. Grazie ai ragazzi che mi hanno aiutato a organizzare il tutto e insomma, ecco. Sono solamente il primo giorno, domani poi ci saranno le gare. Sì, domani c'è la gara titolata a livello nazionale dei ragazzi con le mini moto e più facciamo questo raduno di moto con un po' di musica e tutto il resto, insomma. Senti, non è un caso che ci siamo messi qui, ma tu stai facendo ombra a questo gioiellino. Impresa Marchetti, è tutto sponsorizzato. Ah, pubblicità, niente di che. Insomma, che macchina è? Raccontacela, di che anno, come l'hai sistemata? È una 500 classica, solo che l'abbiamo trasformata io e mio figlio insieme con qualche amico mio. Abbiamo messo un motore dell'R1 di una moto e niente, e abbiamo allargato le gomme, i trapezzi, tutto, insomma. Senti, io sono curioso, quando sono arrivato questa sera ho visto questa macchina da lontano che stava facendo un certo percorso con un rombo eccezionale. Sì. Non è possibile rivederlo? Ma ci proviamo? Più tardi casomai. Dai, più tardi, faccelo subito, dai. Subito no, toglici perché adesso questa soddisfazione. Sentiamo il rumore, fai un giro lì, ce la riprendiamo dall'altro perché insomma mi intriga, non ho fatto in tempo. Ho bisogno di qualche ragazzo che mi dà una mano perché parte a spinta avendo la batteria scarica. E allora trovalo che ti dà una spinta, noi siamo qui, ti aspettiamo, andiamo in pista e fai un giro. Va bene, va bene, va bene. Grazie, ti aspettiamo. Grazie, grazie. Poggio Mogliano qui a Rieti, Queen Biker, avete portato delle moto davvero eccezionali. Sì, abbiamo ricevuto un invito da parte di Stefano, penso l'organizzatore di questo moto raduno qui al circuito Le Scintille, giusto si chiama? La Scintilla. La Scintilla. Ben volentieri siamo venuti, la nostra presenza sul territorio perché... Ma quanti siete? Ma noi nella nostra associazione adesso siamo circa 17 gli associati. Però più abbiamo tutti gli amici bikers che si trovano nelle nostre zone, che la nostra zona poi la Sabina la conosce. Voi organizzate raduni? Noi organizziamo raduni, sì. Quest'anno l'abbiamo fatto 28 e 29 in moto Raiders, che abbiamo preso più situazioni motoristiche, tra le Vespe 500, off-road, macchine tuning, più le nostre moto. Che il prossimo appuntamento è importante? Il prossimo appuntamento, stiamo già lavorando per la prossima edizione, che è sempre fine maggio del prossimo anno 2017, sempre a Osteria Nuova, la zona fiera di Osteria Nuova, dove si svolge il mercato ogni prima domenica del mese. Allora, che dire, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Davvero. Arrivederci.
Mauro, allora grazie del regalo, ci hai fatto vedere un'esibizione davvero particolare. Non esageriamo, non esageriamo. Posso mettere soltanto la terza, le altre marce non le posso mettere perché la pista è corta. Però per divertirsi va bene anche così. Che velocità hai raggiunto? Ma qui dentro? Qui dentro 120, 130, più di quello non posso andare. Per te è pochissimo, perché quella è una macchina che raggiungerebbe invece? 260, 250. Comunque ci ha fatto vedere, ci ha fatto vivere davvero un momento emozionante con quel rombo che è indimenticabile. È il rombo che dentro, capito? Certamente sì. E adesso ci saranno delle 500. Adesso faccio sfilare un attimo queste 500 carine, 500 Abarth, Giannini, eccetera. Giusto per fare una piccola sfilata in modo che il pubblico veda. E questo è solo l'antipasto di quello che sarà domani. Sì, ecco, diciamo di sì. Quindi ci diamo appuntamento a domani. Ciao. Grazie, arrivederci, grazie a voi. Buonasera. Eccoci con l'artista Rita Lynch, si è esibita qualche momento fa in uno spettacolo di burlesque davvero eccezionale. Grazie. Senti, quanto tempo è che adotti questa pratica praticamente? Burlesque sono all'incirca 6 anni, 7 anni, ma sono un'attrice, quindi vengo dal teatro. Come è venuta questa passione? Ma sono sempre stata appassionata degli anni 50, anni 40-50, quindi ho iniziato come modella pin-up e è stato un passo successivo il burlesque. Anni 40 e 50, qual è quelli che preferisci di più, che secondo te calzano di più alla tua persona? Gli anni 50 sicuramente. Perché gli anni 50, che cosa c'è di particolare? La Golden Age of Hollywood, il cinema... Diciamo che mi ispiro molto alle dive hollywoodiane di quel periodo. La seconda esibizione che cosa farai vedere? Non si può dire. Quella che c'è stata prima. Quella che c'è stata prima era la Golden Age di Hollywood. Adesso ispirazione sempre cinematografica, però dovete vederla. Dobbiamo vederla, non ce la puoi raccontare? No. Niente in anticipo. È un tango. Un tango, sarà eccezionale, grazie, ciao. Prego, ciao. Bravino, dai. Allora, bravino. Ci penso tu, ci penso io. Grazie ancora a tutti. Grazie a chi? Che cosa? Ci
pensi tu, ci penso io, ci penso io. Ma ci penso io a presentare la nostra ricambio. Ricambio che sono aggettivi, sì, ricambio gli aggettivi che mi ha attribuito la nostra magnifica, superba, straordinaria, Becky Su, Simona della Porta. Allora, Becky Su continua con l'ultimo brano e poi ci saranno gli Scamera, un applauso, gli Scamera! Dopo lo spettacolo di Burlesque. Meravigliosi! Da Roma, Becky Su and Dynamite! Di più! Grandi, grandiosi! Allora, noi abbiamo tante cose ancora da fare, ci sono piaciuti tanto, ma non possiamo riproporli. Avete suonato dalle 21 che siete sul palco, quindi grazie, grazie ancora. Allora, tra poco, come hanno annunciato, concerto degli Scaperol, ma ora non scappate, anzi cominciate a prendere posizione qui davanti, perché sta per tornare il Burlesque Show, quindi sapete benissimo di dovervi posizionare davanti palco per poter ammirare questa fantastica performer di Burlesque. Vediamo se vi state avvicinando, venite, chi l'ha persa prima, ahimè, prima si è proposta in un numero legato alla vecchia America, siamo tornati veramente indietro nel tempo, ora sta per tornare con un altro numero, ripetiamo, lei una non solo performer di Burlesque, un'attrice, una ballerina, una cantante, si è esibita sui palchi di mezzo mondo, di recente ritorno da una tournée in America e in Giappone, vi ho detto tutto, cominciate a prendere posizione, venite qui davanti. Ora si esibirà invece nel ballo della passione, in un tango, il tango di Roxanne. Ricordate qual è la regola, l'unica regola del Burlesque? Durante l'esibizione applaudite e fatevi sentire. Ok? Siete d'accordo? Al suo nome voglio sentire un grandioso applauso. Ecco tornare sul palco Miss Rita Lynch. Facci sognare Rita. You don't have to wear that dress.
pasti. E l'allora se ne frega. Se ne frega il corazone. Ya no tengo ganas de vivir. Porque no te puedo convencer. Que no te vendas, Roxana. No llevo la camiseta, Thank you.
Siamo con Cristian Farinelli, che è responsabile nazionale Minimoto. Tra qualche momento inizieranno due gare davvero interessanti per quanto riguarda la categoria Junior, giusto? Sì, esattamente, sono la Junior A e la Junior B e sono il fiore all'occhiello del vivaio italiano. Sono bambini per la Junior A che vanno dagli 8 ai 9 anni e sono già dei piccoli talenti, perché lo vedrete poi e vi emozionerete come me ogni volta che li guardo. E poi la Junior B, che inizia a partire da 10 anni, 11 anni e 12 anni, e diciamo, appunto, come dicevo, è il fiore all'occhiello del nostro vivaio, perché poi da queste categorie saliranno sulle ruote grandi, che saranno le mini GP, la Moto 3 eccetera, e continueranno il loro percorso. Quanti saranno i corridori? Oggi abbiamo 10 partenti nella Junior A e 10 nella Junior B, diciamo, per questa gara, che è valida per la Coppa Centro Italia, FMI e il campionato toscano, che si è legato a noi in questo appuntamento. Il caldo l'ha fatta da padrone, ma va bene. Quindi provenienti, diciamo, da tutto il Centro Italia o dall'intero stivale? No, oggi sono provenienti da tutto il Centro Italia. Abbiamo anche due ospiti, della Sardegna, che è venuto a fare questa garetta per allenarsi, e un altro ragazzo che viene dal Veneto, e anche lui ha avuto il piacere di venire a fare questa gara con noi per tenersi allenati poi per il campionato italiano. Da esperto quale lei è, c'è un favorito d'obbligo oppure ci sarà l'incognita, insomma, una corsa difficile? Ma allora, nella Junior A abbiamo visto sia in qualifica che in prova il numero 777, piccolo Flavio di Roma, che ha un po' dominato, quindi diciamo lui parte favoritissimo nella gara. Mentre nella Junior B abbiamo tre pretendenti, Tatoli, Basso e Vannucci, che nella prima manche sono arrivati appaiati al traguardo, e quindi loro ci faranno davvero divertire. E quindi sarà un bel vedere. Assolutamente sì, e non perdetevelo.
oggi con il vincitore, ecco, ti chiami? Flavio Massimo Piccolo. Ecco, Junior A, giusto? Quanti anni hai? 8 anni. Senti, hai fatto una corsa eccezionale, hai corso da solo praticamente, hai staccato subito tutti. Sì. Troppo forte tu o troppo deboli gli avversari? Troppo forte io. Troppo forte tu, ho visto che hai affrontato delle curve meravigliosamente bene. Quanto tempo ti alleni? Io? Sì. Mi alleno... Dove ti alleni? Mi alleno a Campo di Carne. Dove? A Campo di Carne. E quanto tempo ti alleni? Mi alleno tipo 2-3 ore al giorno. Qual è il tuo idolo, il tuo mito? Qual è della motociclista? Il mio idolo è Valentino Rossi. Vuoi diventare come Valentino? Sì. Dai, che stai sulla buona strada. Forza, bravo, complimenti, ciao. Grazie. Siamo con Flavio Carnevali, che è uno dei direttori di gara. Innanzitutto ci presentiamo, noi siamo la televisione locale, ci vediamo, lo diceva a microfoni spenti, in tutto il mondo, con YouTube ci vediamo in tutto il mondo. Allora, che manifestazione è questa della Scintilla? Questa è una gara di campionato interregionale, una gara molto bella, peccato che oggi abbiamo un pochettino pochi piloti, sicuramente perché questo caldo sicuramente ha costretto qualcuno a dare forfè. A livello di pista, ce la racconta un attimo, che tipo di pista, che caratteristica ha? È una caratteristica molto tecnica, qui un pilota per venire fuori deve guidare, deve saper guidare, perché ha molta molta tecnica questa pista, molto bella. È una pista veloce secondo lei? No, velocissima non è, tecnica vuol dire che ci sono delle curve dove un pilota deve sapere affrontarle, altrimenti le sbaglia, questa è la tecnica. Abbiamo visto il vincitore della gara di Junior A qualche minuto fa, un ragazzo di 9 anni addirittura, che così dettava certe traiettorie davvero particolari, almeno per me che sono ignorante in materia. Per lei che è un direttore di gara probabilmente sarà stato poca cosa. Guarda, io seguo quel ragazzino dai 7 anni quando faceva i primi passi e ho previsto per lui veramente una bella carriera, un ragazzino che è freddo e determinato e sa guidare, e sicuramente se va avanti così farà proprio una buona carriera nel mondo delle due ruote d'asfalto. Ecco, per avere questa predisposizione verso l'arte delle due ruote si parte da questa età, chiaramente anche più piccolini con queste moto, mini moto potremmo definirle, per poi passare alle categorie e alle moto grandi. C'è molta differenza tra le due cose? Beh sì, decisamente c'è molta differenza, però questa è la scuola, è la base per passare alle moto grandi, non c'è niente da fare. Poi ritornando a quel ragazzino, sta facendo l'italiano e noi siamo con lo staff nostro assegnato dalla federazione, seguiamo l'italiano e già sono state 4 prove e sta dominando anche nella sua categoria, insomma, ecco. Rieti, il circuito La Scintilla può diventare teatro di qualche manifestazione a livello direi nazionale se non internazionale? Sicuramente sì, ci sono degli accorgimenti da vedere, rivedere, perché le gare nazionali hanno bisogno un pochino più di spazi, un po' di spazi di fuga, però con la buona volontà del proprietario che ha il potere di fare tutto, sicuramente può essere una tappa determinante questa, sì. Ecco, dicevamo a microfoni spenti, lei diceva grazie al signor Mauro Marchetti, insomma ha una prerogativa questo proprietario. Sì, ha una prerogativa, perché lui è uno che fa, che ascolta e di conseguenza farà sicuramente carriera per il suo circuito. E gli dobbiamo fare veramente complimenti per un circuito eccezionale. Sicuramente, lui da me ha avuto sempre complimenti perché sono 5 anni che ci vengo.
Luca Maria, prima gara, prima vittoria. Quanti anni hai innanzitutto? 6. Senti, dove sei? Da dove vieni? Da Palazzo di Assisi. Come ti è venuta questa passione per la motocicletta? Il papà mi ha cresciuto e dopo ho continuato da solo e sono diventato sempre più bravo. E quanto tempo ti alleni? Da tanto tempo. Quante, al giorno, quante volte ti alleni? Il pomeriggio, quando esci da scuola? Tante. Anche. Senti, qual è il tuo mito? Dove vorresti arrivare? Chi è il pilota che ti piace di più? Quello che vorrei arrivare di più, prima Valentino e dopo Bulega. E quelli saranno personaggi che tu raggiungerai sicuramente. La prossima gara dove andrai a correre? Beh, non lo so, però me lo dirà il papà. Poi me la fai vedere la tua moto, qual è poi, da vicino? Sì. Andiamo a vederla? Sì. Andiamo. Luca Maria, allora questa è la tua moto, è un gioiellino davvero eccezionale. Sì. Quanto gli vuoi bene? Te la pulisci, te la curi, te la proprio te la coccoli sempre? Sì. È un gioiello che ami davvero particolarmente, vero? Sì. Bene, bravo Luca Maria, ma io voglio sentire e conoscere il papà. Ecco, com'è venuta questa passione? L'ho chiesto a lui, che è piccolissimo, ma sicuramente ci sarà stato l'interessamento del padre. Ma diciamo, io sono stato sempre un appassionato e ho avuto anche un'esperienza di 3 anni nel Supersport, campionato italiano. Però devo dire che vedevo da lui già dall'età di 2 anni con quei quad a batteria, quello che faceva, testa coda. Poi siamo passati a un quad a motore, bravo, e già lì a 2 anni e mezzo faceva dei burnout, tutte queste cose. E ancora andava con la bici, con le routine. E aveva visto una mini moto cinese e la desiderava tanto. Io gli ho detto, guarda, finché vai con le ruote, con le ruotine, noi la possiamo fare. In 1 ora e 15, credo, ha imparato con la bici senza ruotine, subito. E da lì ho capito che era una grandissima passione. Abbiamo comprato la prima mini moto l'anno scorso a luglio. E piano piano andavamo nei parcheggi, queste cose così, no? Il fine settimana. E devo dire che ogni volta che si tornava era sempre un'emozione, perché la prima curva, la prima volta che tocca il ginocchio, tornavamo a casa sempre con il sorriso, sempre con una grande felicità. Ecco, al di là della partigianeria, dell'essere il genitore, chiaramente ha della qualità, questo è fuori discussione. Beh, dirlo sarei di parte. Però devo dire, è bravo, gli piace. Spero, l'unico desiderio mio sarebbe che lui continui così, che gioca, scende e sale dalla moto sempre con il sorriso. È la cosa più bella che posso vedere. Poi già sono appagato di tutto. Ecco, crescendo cambieranno le categorie e sicuramente aumenteranno le difficoltà. Ma mi sembra di conoscere da lui, insomma, che non ci saranno problemi. Beh, vedere questi grandi progressi così veloci è come dice lei, però come ho detto sempre a lui, ogni frutto la sua stagione e prima si impara a camminare e poi a correre. Complimenti, complimenti davvero. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Circuito La Scintilla. Go-kart, minimoto, cross, scooter, pain bike, modellismo. 3 piste eccezionali per prove, gare e tanto divertimento. Noleggia i nostri kart e sfida i tuoi amici in una gara mozzafiato. Circuito La Scintilla. Punto accoglienza, ristoro, bar, area camper. Via del Monumento Contigliano, uscita superstrada Rieti Terme. Circuito La Scintilla. Scatenate l'inferno!